Cosa manca? Questo è il titolo del secondo romanzo di Giovanni Battista Algeri presentato nel Castello Ducale di Corigliano, romanzo che prende ispirazione da un documentario scritto da Algeri e girato a Londra, dove l'autore parla di giovani artisti in fuga dall'Italia. Ti ho venduto il letto perché non riesci a dormire più senza di lei. Una presentazione senz'altro originale, quella fatta nel Salone degli Specchi del Castello Ducale, un mix di stili anche, di arti. Che messaggio hai voluto lanciare? Ma diciamo che sostanzialmente il messaggio cerco sempre di trasmetterlo nelle cose che scrivo, ma anche questa sera abbiamo messo in scena alcuni tralci del romanzo con gli attori Giovanni Turco, Pasquale Greco, che sono stati a mio avviso grandiosi, con le musiche di Scarda. Quindi ho messo insieme tanti talenti, compreso il giornalista Ugo Floro, che si è prestato anche insomma un teatrino, perché in realtà ho messo insieme sì cinque stili diversi, però eravamo accomunati da una cosa bellissima secondo me, perché eravamo tutti calabresi questa sera. La solita storia di chi perde l'amore, la solita storia dei dolori di cuore, di giorni passati alla finestra dell'Avana Speranza, di una sua comparsa e pensar cosa di. Cosa manca sono storie di resilienza, a me piace dire. Resilienza che, ecco, per semplificarci la vita, cos'è la resilienza? È la capacità di riassumere la posizione, la forma iniziale successivamente ad un trauma. Il trauma in questo caso non è il mio, anche se potrebbe sembrare, ma in realtà no, il trauma è quello della mia generazione che ha ricevuto e che nonostante tutto, ha dei piccoli eroi della nostra società civile che sono appunto queste storie, quindi delle piccole eccezioni di una società melodrammatica quasi, perché la si fa spesso tragica. Allora io ho pensato di riderci su con riflessione, o almeno questo è il mio tentativo, raccontando queste cinque storie di giovani ribelli, veri ribelli, come c'era una volta, come oggi non ci sono più, che vanno contro tutto e tutti nonostante non abbiano alcuno spiraglio. Nulla io ho detto, Rosinella mia, picchi si morte sta sotto la croce. Passa lo tiempo a pensando a tia, mi sento sconsolato e solo solo. Quando era qua a Giariello in primavera, io scendevo alla porta e mi assettava, con una chitarra a sciuscio di fera, mamma pregava chincia e chi suonava. E suonando a tarantella, in giro di rast, con una faccia tanta bella mi sbiavano a partascia. In questo libro, a parte la freschezza proprio dell'idea del giovane, c'è questa grande sua capacità narrativa nel raccontare la vita di oggi vista in una chiave di freschezza proprio dettata dall'età. In tutto questo, però, c'è anche la ricercatezza dello stile letterario e questa grande capacità di comunicare col lettore. Ecco perché è rientrato poi nel nostro catalogo. Esiste, ma non credo badi molto a quelle cose popolari, tipo benedire case, anche di esistere.